Radio Radicale, siamo con Paolo Tiramani, deputato della Lega e sindaco di Borgo Sesia, per parlare di un'iniziativa che ha fatto per aiutare, diciamo, le famiglie in questa difficile ripresa delle attività nella fase 2. Mentre l'anno scolastico, diciamo, ha visto la sua fine, il ministro Azzolina ha deciso insieme al governo di non riprenderlo, lei ha fatto un'iniziativa controcorrente. Ci vuole spiegare che cosa ha fatto? Noi già da metà aprile abbiamo studiato un protocollo, poi validato anche da Regione Piemonte, unitamente a un protocollo sanitario, per permettere alle famiglie in cui entrambi i genitori sono tornati sul posto di lavoro di avere un'assistenza minorile, una sorta di babysitteraggio allargato, una formula che aiuta effettivamente chi è tornato sul posto di lavoro. Avremmo voluto utilizzare le scuole del comune di Borgo Sesia, perché appunto sono di nostra proprietà. La preside ci aveva dato parere favorevole, poi in un secondo momento ci sono state revocate, pare anche su input del ministro Azzolina, che abita vicino a Borgo Sesia. Cioè, il ministro l'ha saputo e quindi ha fatto di tutto per... Beh, sicuramente un segnale forte che laddove lo Stato ha fallito, un piccolo comune riesca invece a dare delle risposte ai cittadini. Così è stato e siamo riusciti comunque ad adattare questo tipo di attività, che è una sorta di pre-post allargato 8-18, in altri locali del comune di Borgo Sesia, un centro polifunzionale per i più grandicelli, invece i più piccoli della scuola materna andranno nei locali dell'asilo nido, perché è di proprietà anche questo del comune di Borgo Sesia, ma in questo caso non vi è nessuna convenzione con il ministero. Senta, quante famiglie ha riguardato questa iniziativa? 21 bambini iscritti. E in questi giorni, domani sarà il terzo giorno, ci sono già delle nuove adesioni. Ecco, la risposta delle famiglie è stata positiva, cioè la cosa si è trasformata in un mancato aggravio per le famiglie di nuovi costi per babysitter. Ma sì, anche perché noi chiediamo un prezzo popolare, 10 euro al giorno per 10 ore, 1 euro l'ora, la maggior parte dei costi sono a carico del comune, ma sicuramente abbiamo dato una serenità a quei genitori che non sapevano come gestire i propri figli, dovevano appoggiarsi ai nonni e agli zii, invece possono trovare un luogo sicuro, seguiti da professionisti, da educatori, da personale di cooperativa che ha già esperienza con i bambini stessi. Senta, secondo lei si poteva fare un tentativo per riaprire le scuole? Abbiamo visto che in alcuni paesi hanno addirittura utilizzato gli impianti sportivi, le palestre, gli stadi per tenere lezioni. Sicuramente nel momento in cui tu il 4 di maggio riapri le aziende, non pensare di dare dei supporti alle famiglie è un'azione pseudocriminale, consentitemi questo termine forte. Il governo ha dato a disposizione alle famiglie 15 giorni di congedo parentale, 15 giorni lavorativi sono 3 settimane a fronte di un problema che probabilmente perdurerà fino a settembre. Attendiamo al più presto le linee guida, almeno per fare i centri estivi, per dare sempre quel supporto ai genitori dei bambini, ma anche ai bambini stessi, perché io su questo tema non entro, ma il tema dell'assistenza è un tema importante. Poi c'è anche l'aspetto psicologico, abbiamo bambini da 2 mesi chiusi in casa senza più interloquire con i loro coetanei, che di fatto hanno un problema di socialità e credo che da un punto di vista psicologico siano devastati. Bene, io la ringrazio per averci un po' documentato di questa iniziativa, che è meritoria per il sostegno che viene dato alle famiglie. Ringrazio Paolo Tiramani, deputato della Lega, e lo ricordo, sindaco di Borgo Sesia.